Amici sportivi, il mio consueto benvenuto vi do a questo secondo appuntamento settimanale con Tuttomarket Scommesse. Nella puntata d'inizio settimana abbiamo già visto e dato uno sguardo un po' a ciò che è successo, abbiamo guardato insieme quali sono state le principali sorprese, i risultati ammazza scommesse. Abbiamo visto anche tante altre informazioni utili che possono essere prese in considerazione per le vostre scommesse di questa settimana. Oggi cominciamo a dare uno sguardo già alle squalifiche. Io mi scuso in anteprima per la voce che già sentite, non è la mia consueta voce, ma comunque cercheremo di essere il più chiari possibile ugualmente. Dicevamo, cominciamo a dare uno sguardo alle squalifiche. Vedremo adesso la Serie A, poi la B e poi le squalifiche in prima divisione. In Serie A ci sono due squalificati nell'Atalanta, Lucchini e Carmona, due nel Milan, Boateng e Nesta, due nel Bologna, Cherubin e Morleo, due squalificati anche nel Novara, Dalla Fiore e Paci, due nel Siena, Gazzi e Rossettini, e poi hanno un giocatore squalificato per parte sia il Lecce, Giacomazzi, il Genoa con Marco Rossi e l'Inter ha avuto squalificato Thiago Motta. Questa è la situazione per quanto riguarda la Serie A. In Serie B invece troviamo come squalificati due giocatori del Modena, vale a dire Perna e Signori, due nella Regina, uno di questi è piuttosto importante perché si tratta del bomber Bonazzoli, Emiliano Bonazzoli della Regina, l'altro squalificato è Ramos o Emerson perché i brasiliani hanno un po' questa cosa di avere più di un cognome. Poi due squalificati nel Pescara, uno di questi è anch'egli un giocatore piuttosto importante perché si tratta di Ciro Immobile, Immobile che nella partita contro il Verona ha realizzato la doppietta che ha consentito poi al Pescara di vincere la partita per 3-1, confermando che si tratta di un Pescara molto lanciato. Squalificato nel Pescara, scusatemi, sempre per la voce, squalificato nel Pescara anche Zanon oltre a Immobile. Poi ci sono un giocatore per parte nel Crotone, squalificato Vinetot, poi un giocatore nell'Albino Leffe, uno nel Brescia, uno nel Padova. Diciamo di importanti vedo forse un po' Ebagua nel Torino, ma per il resto, ripeto, giocatori fondamentali non ne vedo altri. Andiamo invece nel girone, in tutti e due i gironi, girone A e girone B della prima divisione, in quanto qui invece troviamo squadre che hanno addirittura tre squalificati, si tratta del Pavia, che ha tre giocatori squalificati e quindi tra squalifiche e infortuni questo Pavia giocherà con almeno 5 titolari in meno nel prossimo turno. Il Frosinone, anche il Frosinone ha tre giocatori squalificati. Lo Spezia al quale è costata cara evidentemente la partita contro il Frosinone, vinta alla fine per 2-1, partita piuttosto dura, diciamo, è molto combattuta. Comunque, tre giocatori squalificati nello Spezia e si tratta di tre giocatori importanti perché stiamo parlando di Evacuo, Junco, che è un giocatore di categoria superiore che comunque gioca nello Spezia, e Murolo. Quindi, tre giocatori importanti mancheranno allo Spezia che, comunque, ricordiamolo, ha un organico molto ampio e molto ben assortito. Mancheranno tre giocatori anche nel Lanciano, almeno per quanto riguarda le squalifiche, poi bisogna vedere anche infortuni eventualmente. Tra l'altro in questa fase siamo in piena fase di calciomercato, quindi giocatori che vanno, giocatori che vengono. Diciamo che a fine mese farò un po' di riepilogo generale, vedremo chi tra i giocatori che sono andati via e quelli che sono invece stati acquistati, quale squadra si è rinforzata, perché questo è un momento importante del campionato, qui si capisce se una squadra mira alla promozione o se è arrivato a un certo punto magari sta un po' mollando, quindi magari vendere i pezzi migliori, i giocatori migliori, scusate l'espressione, i giocatori migliori per fare cassa. Lo vedremo questo alla fine del calciomercato e quindi poi da febbraio avremo poi le idee più chiare sulle squadre alle quali dare fiducia. E anche perché ormai conta anche nel fare il pronostico, soprattutto quando parliamo del girone di ritorno oppure le partite che vanno verso la fine del campionato, conterà molto anche la capacità economica di una squadra, soprattutto in prima divisione, dove appunto si deve scongiurare il più possibile il fallimento di società calcistiche. Allora, dicevamo, tre squalificati c'è il Lanciano, due ce li ha il Bassano, squalificati invece nel Pisa sia l'allenatore Pagliari che il giocatore forse più interessante del Pisa, cioè Perna,
un grosso giocatore a centrocampo nel Pisa, poi due giocatori del Pergo Crema sono stati squalificati, due nella Provercelli e due nel Sorrento. Ci sono anche altre squalifiche che riguardano un solo giocatore per squadra, ma l'elenco non vale nemmeno la pena farlo. Credo che, ripeto, sia importante segnalare almeno due giocatori in meno per squalifiche, da due giocatori in su. Bene, abbiamo visto quindi le squalifiche. Durante la trasmissione di inizio settimana abbiamo visto anche quali sono state le sorprese e i risultati che hanno in qualche maniera creato un problema a chi ha giocato le scommesse, proprio bollette, o anche perché ha giocato a Totocalcio. In particolare, per esempio, questo X di Juventus Cagliari è stato dannosissimo sia per la schedina di Totocalcio, ma lo è stato anche per chi aveva giocato l'uno della Juventus. Questo X, che è una sorpresa evidentemente, era pagato addirittura 4,75 volte la posta, cioè quasi 5 volte la posta. Lo stesso dicasi anche per l'X del Napoli, che nel posticipo serale contro il Bologna non è andato oltre il pareggio, e anche in questo caso il pareggio del Napoli era pagato molto bene, 4,75. Le sorprese più grosse comunque sono state il 2 del Lecce fuori casa a Firenze, anche questo è un risultato a sorpresa, che era inserito nella schedina Autocalcio, pagato 7,5 volte la posta, così come anche 7,5 volte la posta erano pagati il 2 del Real Sociedad sul campo del Valencia, questo nella Liga Spagnola, e per quanto riguarda la Serie B in Spagna sempre, Elche Alcoyano, la capolista Elche è battuta in casa dall'Alcoyano, quota del 2 era appunto a 7,5. Le altre sorprese le ricordiamo velocemente, queste sono le principali sorprese dei 17 campionati europei, che sono insomma i principali, quelli che seguiamo noi. Sorprendente l'X del Tottenham, X in casa del Tottenham contro il Wolverhampton, pagato 5,50. Sorprendente anche la sconfitta della squadra belga del Gent fuori casa sul campo del Liers, l'1 era pagato addirittura 5 volte la posta, e per completare il 2 del Racing Santander in Liga Spagnola sul campo dell'Osasuna, questo 2 pagato anch'esso molto bene a 4,80. Uno sguardo ad anticipi e posticipi di questi prossimi turni di campionato. Innanzitutto c'è le qualificazioni di Coppa Italia, diciamo, condizioneranno un po' le date degli anticipi e posticipi, nel senso che per esempio nel posticipo del 29 gennaio non si sa ancora se sarà Milan-Cagliari la partita posticipata o se invece sarà Palermo-Novara, e questo dipende se in Coppa Italia passerà il Milan o passerà il Novara. Per il momento possiamo dire che sabato alle 20:45 c'è Catania-Roma, domenica 15 gennaio a ora di pranzo ci sarà Lazio-Atalanta, il posticipo serale invece ha riguardato la partita di Milan-Inter. In questo prossimo turno di campionato invece sabato 21 alle ore 18 ci sarà Roma-Cesena, la sera invece del sabato alle 20:45 ci sarà Atalanta-Juventus, mentre domenica ora di pranzo assisteremo al derby tra Bologna e Parma, mentre la sera ci sarà questa partita molto interessante appunto tra Inter e Lazio. Questo ciò che avverrà nel prossimo turno di campionato, vale a dire appunto le partite anticipate e posticipate di sabato 21 e domenica 22. Per quanto riguarda poi il prossimo turno, bene, parliamo poi in seguito. Per il momento sto notando che il Palermo potrebbe essere impegnato in un posticipo, ma questo, ripeto, dipende soprattutto dal partita, dal risultato, dal passaggio di turno in Coppa tra Milan e Novara, che nel 90% dei casi dovrebbe riguardare il Milan. Quindi se Milan passerà il turno, evidentemente non ci dovrebbe essere il posticipo tra Palermo e Novara. Andiamo, sì, una piccola considerazione per quanto riguarda il recupero di Catania e Roma. 1-1 fino al 65esimo, sono ancora questi 25 minuti da giocare, si giocheranno questi 25 minuti che restano o il 7 febbraio oppure il 15 febbraio, e questo dipende dal fatto se la Roma passa il turno in Coppa Italia oppure no. Un saluto all'agenzia Better di Via Fermi 60, dove potrete vedere scorrere in un monitor anche queste pagine grafiche che vedete in questo momento qui in trasmissione. Adesso vi consiglio di prendere come al solito carta e penna per prendere degli appunti per le vostre scommesse.
E andiamo a vedere subito, per esempio, il quadro delle quote relative ad Atalanta-Juventus. La Juventus è l'unica squadra imbattuta di questo campionato. L'Atalanta in casa è sempre una squadra, diciamo così, ostica da affrontare. Dalle quote si evince che il 2 è il segno favorito, è pagato a 1,90 la vittoria della Juventus fuori casa a Bergamo. L'X è quotato 3,20, segno 1, 4,30. Vediamo anche le quote di under over. È pagato poco l'under, quindi i quotisti credono in una partita con pochi gol. L'under è pagato, l'under di Atalanta-Juventus è pagato appena 1,65, mentre l'over è pagato molto bene, è pagato 2,10. Le nostre segnalazioni, il nostro computer ci suggerisce appunto questo evento, cioè l'over di Atalanta-Juventus quotato a 2,10. Da notare che gol-gol e no-gol hanno la stessa quota, 1,85. Andiamo ancora avanti, vediamo la prossima partita. Io ho scelto tre partite di Serie A per quanto riguarda l'analisi delle quote. L'altra partita molto interessante è quella tra Inter e Lazio. L'Inter è favorita in questa partita, vedete, segno 1, 1,65. Secondo me l'Inter è favorita oltre misura, perché insomma, è vero, l'Inter è in forte recupero, la Lazio ha avuto qualche flessione, però in fondo, attenzione, la classifica dice che in questo momento ancora la Lazio ha un punto in più rispetto all'Inter. Sinceramente, questo segno 1 pagato a 1,65, cioè così poco, mi sembra davvero poco, stando alle posizioni di classifica, ripeto, delle due squadre. L'X quindi è pagato a 3,45, quindi ripetiamo, l'1 dell'Inter 1,65, secondo me è pagato poco. L'X è a 3,45, il 2 addirittura della Lazio a 5,75. Io devo dire che sinceramente ci sarebbe da essere veramente allettati da queste quote per quanto riguarda la Lazio, perché un 2 di Inter-Lazio, considerando insomma che le squadre non sono poi così tanto diverse dal punto di vista tecnico, ci potrebbe stare molto bene. Comunque io vi sto segnalando la doppia chance X2, che è pagata addirittura 2,15. Anche qui secondo me questa quota è molto interessante, soprattutto, ripeto, perché tutta questa differenza in questo momento tra Inter e Lazio a favore dell'Inter, sinceramente non riesco a vederla così tanto. Quindi l'X2 a 2,15 è una cosa che vi segnaliamo. Adesso vediamo Palermo-Genoa. Il Palermo è leggermente favorito, segno 1 è pagato a 2,15, ed è anche quello che ci piace di più. Vuoi perché insomma il Genoa, volendo, battendo l'Udinese nello scorso turno, diciamo sì, sta piuttosto tranquillo. Diciamo che invece il Palermo ha bisogno di una vittoria anche per scacciare tante problematiche. Insomma, questo 1 ci sta più che altro per le necessità di classifica, ma non tanto certamente per il gioco che sta esprimendo in questo momento la squadra rosanera. Diciamo che una vittoria metterebbe un pochettino di calma in una squadra, in un ambiente che è un pochettino in questo momento in subbuglio, soprattutto dal punto di vista della tifoseria. Ci piace perché normalmente a volte, ecco, l'esigenza di ambiente o l'esigenza di classifica portano a far venire risultati che magari sulla carta non dovrebbero essere così scontati. Comunque questo 1 ci piace. Andiamo ancora avanti, facciamo il riepilogo per quanto riguarda le quote della Serie A. Tra l'altro, a proposito di Palermo-Genoa, notavo che la quota del gol-gol di Palermo-Genoa, cioè 1,72, è anche la quota più bassa di tutti i possibili gol-gol che ci sono in Serie A. Questo vuol dire che i quotisti credono molto che in Palermo-Genoa ci possano essere sia gol da una parte, sia gol dall'altra. Quindi ripetiamo, il gol-gol di Palermo-Genoa è il meno pagato di tutti i gol-gol della Serie A, 1,72, ripeto. Noi nel nostro caso vi ho riassunto in questo tabellone, dove ci sono tutte le quote di tutte le partite, ma anche delle doppie chance, vi ho segnalato le nostre tre preferenze, in parte già anticipate poco fa, e cioè l'over di Atalanta-Juventus, e ricordiamo che quando parliamo di over 2,5, cioè almeno 3 gol segnati in quella partita.
Poi la doppia chance, ripeto, X2 di Inter-Lazio, pagata a 2,15, ed è anche una delle doppie chance più pagate, tranne quella di Roma-Cesena. Soltanto quella di Roma-Cesena è una doppia chance X2 più pagata rispetto a quella di Inter-Lazio. Ben pagata anche la doppia chance X2 di Udinese-Catania, anche questa a 2,15. Ma noi, ripeto, vi suggeriamo questa qua, quella di Inter-Lazio, pagata come doppia chance X2 a 2,15, cioè vittoria o pareggio della Lazio, o l'una o l'altra. Se ci buttate sopra, portate a casa 2,15 volte la posta, cioè se ne giocate 10 euro, vincete 21 euro e mezzo. L'altra cosa che vi abbiamo segnalato, questo 1 del Palermo che è quotato a 2,15. Non abbiamo tante altre segnalazioni, non ho messo altre segnalazioni in questa giornata di Serie A. Vi ho semplicemente segnalato qui in basso che ci piacciono anche la somma gol pari sia per le partite del Bologna in casa contro il Parma e anche per quanto riguarda la partita dell'Inter contro la Lazio. Diciamo due partite nelle quali il pareggio si potrebbe stare bene, ma noi per rischiare di meno giochiamo la somma gol pari sia per il Bologna che per l'Inter. Tra l'altro ci piace anche segnalarvi che l'over 0,5 nel primo tempo, cioè che almeno un gol ci sia nel primo tempo, ci piace molto per queste quattro partite: l'Atalanta contro la Juventus, il Lecce contro il Chievo, il Novara in casa contro il Milan e poi nella partita del Palermo contro il Genoa. Ripeto, quattro partite nelle quali ci piace suggerirvi che nel primo tempo ci sia almeno un gol, quindi primo tempo over 0,5. Andiamo a dare uno sguardo anche alla Serie B velocemente. Ho preso una partita in esame ed è Cittadella Torino, un Cittadella Torino dove il segno 2 è il segno più probabile, anche se è pagato abbastanza bene, perché il 2 di Cittadella Torino è pagato 2,35, l'X 2,90, il segno 1 3,20. Diciamo che per le posizioni ma anche per le ambizioni di classifica di entrambe le squadre, un Cittadella tranquillo a quota 29 contro un Torino che invece adesso non ha più tantissimo vantaggio rispetto alle inseguitrici, perché le inseguitrici stanno correndo davvero tanto, sia Sassuolo sia il Pescara in modo particolare, è un Torino che secondo me cercherà di vincerla anche con una certa decisione questa partita sul campo di Cittadella. Cittadella che però gioca bene, c'è questo Ma, un giocatore di colore, ma molto svelto, si chiama appunto Ma, M-A-A-H, ed è un giocatore molto temibile, però secondo me il Torino, dal punto di vista diciamo, dell'organico, è un organico nettamente superiore, quindi ci piace il 2 di Cittadella Torino. Andiamo a vedere il quadro delle quote della Serie B, nelle quali vi abbiamo segnalato in particolare questo 2 del Torino sul campo del Cittadella. Poi ci piace anche l'under di Empoli-Pescara, pagato tantissimo. Sì, è vero, quando c'è il Pescara in campo si vedono sempre parecchi gol, si vede sempre un gioco spettacolare, il Pescara segna molto, subisce anche molto. Però devo dire che anche considerando l'assenza del bomber Immobile e considerando anche che dal punto di vista qualitativo l'Empoli non è per niente una brutta squadra, non so se probabilmente non rientrerà ancora Tavano nell'Empoli, devo dire questo under di Empoli-Pescara pagato a 2,70 mi sembra davvero molto alto, addirittura l'over di Empoli-Pescara è pagato appena 1,40. A noi piace questo under, piace soprattutto il rapporto con la quota che è 2,70, quindi vi suggeriamo l'under per Empoli-Pescara. Poi ve lo sto segnalando anche questa doppia chance X2 di Verona-Juve Stabia. Attenzione, questa Juve Stabia è una buona squadra, il Verona lo è senz'altro, anch'esso, uno squadrone anche il Verona, però è un Verona che potrebbe risentire della sconfitta sul campo del Pescara, è un Verona che affronta una Juve Stabia che di matricola c'ha pochissimo, perché è vero che la Juve Stabia l'anno scorso era in prima divisione, ma è vero che ha fatto una campagna acquisti di una squadra di alto rango della prima divisione e in effetti i risultati si stanno vedendo, quindi attenzione perché
questa doppia chance X2 di Verona Juve sta pagata 1,75. E sempre in Serie B ci piace segnalarvi, come abbiamo già fatto la settimana scorsa azzeccando la previsione, del primo tempo X. Stavolta la partita nella quale ci piace l'X alla fine del primo tempo e che ci piace suggerirvi è Bari per Bari Modena ed Empoli per Empoli Pescara. Quindi X primo tempo sia per Bari Modena che per Empoli Pescara. Questi i suggerimenti principali per quanto riguarda la Serie B. Io domando un attimo al nostro regista Roberto Scaglione, i minuti che restano alla fine della trasmissione, abbiamo ancora 9 minuti. E allora, andiamo a dare uno sguardo adesso ai campionati, al campionato estero in particolare. Insomma, mi sono soffermato un po' sia sulla Bundesliga, dove c'è una partita molto interessante, Borussia Mönchengladbach contro Bayern Monaco, e poi ci sono due big match oggi, in questa settimana, in questo turno di campionato, nella Premier League, e dove sono impegnati Manchester City, Manchester United, Arsenal e Tottenham. Andiamo con ordine. Questa è la partita tra Borussia Mönchengladbach e Bayern Monaco. La capolista Bayern Monaco è a quota 37, il Borussia Mönchengladbach invece ha 4 punti in meno, è a quota 33 al quarto posto. Quindi partita piuttosto, diciamo, delicata. Diciamo che le posizioni di classifica lascerebbero intendere una partita nella quale ci sarà, ripeto, piuttosto diciamo molto agonismo anche in campo, perché entrambe le squadre vorranno vincere, in particolare il Borussia Mönchengladbach. Però il Bayern Monaco è favorito, il segno 2 è pagato appena appena 1,60, l'X 3,85, addirittura il segno 1 è pagato, cioè la vittoria del Borussia Mönchengladbach sul Bayern Monaco è pagata 5,30. A noi sinceramente, quando si tratta di queste partite delle quali ci può anche essere molta animosità in campo, e, sì, il Bayern ha sicuramente qualcosa in più, però questo 2,1,60 secondo me è pagato poco. Diciamo che quando abbiamo queste situazioni preferiamo stare lontani dal pronostico di queste partite, anche perché i quotisti vedono una partita molto ricca di gol, in quanto l'under è pagato 2,10, l'over è pagato 1,65. Io devo dire che è una partita secondo me poco decifrabile. Diciamo che la cosa che ci piace in questa partita è la somma gol pari, ma per un motivo ben preciso: a parte l'equilibrio che ci potrebbe essere in campo, che potrebbe portare anche a un pareggio, che volendo potrebbe essere bene a entrambe le squadre, c'è anche il fatto che se si sblocca la partita a favore dell'uno o dell'altra squadra, diciamo che in linea di massima la squadra perdente cercherà di recuperare esponendosi al contropiede della squadra avversaria. Quindi fino a quando ci sarà uno squilibrio di un gol, secondo me ci sarà chi perde cercherà di recuperare e in contropiede potrebbe subire il secondo gol. Se poi la partita si mette su un risultato di doppio vantaggio fuori dell'uno oppure dell'altro, cioè 2-0 o 3-1 o qualunque altro risultato in cui c'è un doppio vantaggio, a quel punto lì in partite del genere spesso non si va oltre e la partita magari poi perde anche d'animosità, perché fino a quando c'è un gol da recuperare evidentemente c'è molta molta foga, c'è molto interesse e c'è molta determinazione. Appena i gol da recuperare diventano due si molla un po' e magari la partita si finisce lì con quel risultato. Ecco perché ci piace la somma gol pari, ho cercato appunto di spiegarvelo. Bundesliga, a parte, ripeto, a parte la somma gol pari del Bayern Monaco sul campo del Borussia Mönchengladbach, ci piacciono in Bundesliga soltanto altri due risultati che vi sto segnalando adesso, e cioè il 2 del Borussia Dortmund sul campo dell'Amburgo, che è pagato 1,70. È un Borussia Dortmund che sta inseguendo il Bayern Monaco, quindi cercherà di trarre il massimo profitto da un eventuale scivolone del Bayern Monaco sul campo del Borussia Mönchengladbach. Quindi ci piace questa vittoria del Borussia Dortmund fuori casa da Hamburgo, 1,80, e ci piace anche l'under per Wolfsburg-Colonia, ed è un under molto ben pagato, anzi, a dire la verità, sto guardando che l'under di Wolfsburg-Colonia è anche l'under più pagato di tutta la Bundesliga, pagato appunto a 2,20, tutti gli altri under hanno quote inferiori. E a noi invece questo under ci piace, più che a noi, al nostro computer che ce lo sta suggerendo. Ci piacciono anche inoltre la somma gol pari, oltre che per Bayern,
Ci piace anche la somma gol pari per la partita del Wolfsburg, appunto Wolfsburg-Colonia, e poi il primo tempo over 0,5 per la partita di Kaiserslautern contro il Werder Brema. Ripeto, alla fine del primo tempo che ci sia già un gol. Vediamo le due partite più interessanti della Premier League. Si tratta di Arsenal Manchester United. Vedete, quote estremamente equilibrate. Queste sono partite dalle quali secondo me bisogna stare lontani, perché il pronostico è apertissimo, qualunque segno si sceglie si rischia di sbagliarlo due volte su tre. Io vi segnalo che la posizione di classifica vede il Manchester United secondo a quota 48 con 3 punti da recuperare su Manchester City, mentre l'Arsenal ha 12 punti in meno rispetto al Manchester United, ne ha 36, e in questo momento, nonostante i 12 punti di stacco dal secondo posto, è comunque al quinto posto in classifica. Partita nella quale, diciamo sì, difficile prevedere un pronostico. Vi posso soltanto dire che l'over è pagato 1,75, l'under 1,95, e queste normalmente sono partite che finiscono con under. Dovrebbe essere appunto l'under il segno più probabile, ma comunque vi ripeto, io preferisco starne lontano, così come preferisco star lontano anche da Manchester City Tottenham, perché qui la capolista Manchester City è favorita sul Tottenham e lo si vede subito dalle quote. L'1 è a 1,85, l'X a 3,65, il 2 a 3,90, quindi favorito il Manchester City. Però anche questa è una partita tra due squadre che tecnicamente, volendo, non sono molto distanti, e soprattutto, diciamo, un eventuale risultato positivo del Tottenham potrebbe ancora mantenere accese le speranze del Tottenham di inserirsi nella zona che conta, appunto quella che riguarda anche la possibilità di vincere la Premier League. In questo caso, per quanto riguarda under over, si prevede una partita con molti gol, cioè l'over è pagato poco, 1,75, mentre l'under è pagato a 1,95. Ripeto, Manchester City Tottenham, anche qui mi scosto un po' dal pronostico, preferisco evitare questa partita. Il pronostico invece ve lo sto dando adesso in tre scommesse. La nostra terzina italiana, che suggeriamo questa settimana, riguarda tre eventi, e sono la somma gol pari di Bologna-Parma, la somma gol pari di Inter-Lazio e l'uno di Sampdoria-Livorno. Sono tre quote, tutte e tre a 1,80, le somme gol pari in genere sono pagate a 1,80, e l'uno della Sampdoria contro Livorno è pure 1,80. Questi tre eventi pagano quasi 6 volte la posta in gioco, quindi se giocate 5 euro ne vincerete 30, se ne giocate 10 ne vincerete 60 e così via. Se c'è qualcuno di questi tre risultati che non vi piace, di questi tre eventi che non vi piace, come alternative vi suggeriamo eventualmente il gol-gol di Cagliari-Fiorentina, cioè che entrambe le squadre segnano almeno un gol in questa partita, oppure l'over di Atalanta-Juventus. Questo, ripeto, qualora non dovesse piacervi uno di questi eventi. Andiamo avanti con la terzina invece estera, la terzina imperniata su partite dei campionati non italiani. Ci piace, per quanto riguarda la Serie B inglese, l'uno del Blackpool contro il Watford, pagato a 1,70. Ci piace anche molto la somma gol pari di Manchester City-Tottenham, anche per questioni di ritardi statistici. Somma gol pari di Manchester City Tottenham, e poi ci piace anche la somma gol pari per Charleroi Metz, che è una partita della Serie B francese, anche questa chiaramente pagata 1,80. Questi tre risultati, cioè l'uno del Blackpool, la somma gol pari del Manchester City e la somma gol pari dello Charleroi, pagano 5 volte e mezzo la posta. Se uno di questi tre segni non dovesse piacervi, scusate, uno di questi tre eventi non dovesse piacervi, potete sostituirlo o con la somma gol pari di Wolfsburg-Colonia, oppure ancora con l'over di una partita di Serie B inglese, cioè Peterborough contro Brighton. Ci piace l'over ed è pagato pure molto bene a 2,10. Siamo in chiusura di trasmissione. Diciamo che questa specifica per quanto riguarda la somma gol pari, cioè sviluppare un sistemino dove su quattro pronostici facciamo girare a turno ogni volta una somma gol pari, ne parliamo nella prossima settimana. Per il momento è tutto, da Giuseppe Cina, ciao, alla prossima.